verità il massaggiatore ci chiamò e ci fece vedere come dovevamo fare l'antidoping. Ma perché devono essere i calciatori a dire queste cose? Se la partita fosse andata come era stata stabilita dalle due società, Cruciani avrebbe dato a noi 50 milioni. Possibile che gli interessati non abbiano fatto delle querele. Il problema è che non si può querelare una persona se dice la verità. Volevo raccontare alla gente quello che la Gazzetta dello Sport, il Tutto Sport, i dirigenti del calcio non vuole che si racconti. Credo che tutto quello che sta facendo lo sta facendo proprio per ricrearsi un'immagine sua, non verso gli altri, proprio verso se stesso. Dentro di sé ci sono due o tre lui che se lo stanno mangiando. Mi chiamo Carlo Petrini, ex centravanti di Serie A. Non ho più paura di raccontare questa storia. Posso fare solo questo.